Lo sportello verrà inaugurato giovedì 26 marzo a partire dalle ore 10 fino alle ore 13 e da quel momento in poi ogni giovedì e ogni lunedì presso i nostri uffici in via Rocco Carabba numero 6 al piano terra sarà possibile per i cittadini e i cittadini recarvisi ovviamente ad avere una consulenza rispetto alla prima gamba, come sottolineato in conferenza stampa che offriamo, e cioè quella del Click Lavoro, che è una grande piattaforma informatica che mette in relazione tutte le esperienze lavorative attive sul territorio nazionale e che tra gli altri servizi offre anche quello di monitorare i settori in crescita, i profili professionali più richiesti, in modo da in qualche modo coordinare l'azione in maniera mirata. È chiaro che un obiettivo principale è quello di fare networking con i soggetti che si occupano nel mondo del lavoro. Ma il networking non lo fa già il centro per l'impiego? Il centro per l'impiego lo fa già, però noi crediamo che sia insufficiente, come sono insufficienti tutte le esperienze presenti oggi sul territorio, quindi bisogna fare rete, perché altrimenti siamo tante piccole debolezze che non danno risposte ai cittadini. La scommessa è quella di mettere insieme i centri per l'impiego, lo sportello lavoro del comune, le fondazioni consulenti del lavoro, le agenzie del lavoro, affinché appunto con l'offerta di tirocini, con l'incrocio tra domanda e offerta, col monitoraggio continuo del mondo del lavoro, le ragazze e ragazzi, ma non solo, perché ovviamente si rivolge a tutte, si sentano meno soli e con una bussola che dia un po', che tracci un po' la rotta. Chiaramente vengono e hanno il servizio in forma gratuita le persone. Il servizio invece così impostato, grigliato come ce l'ha fatto vedere, quanto costa al Comune dell'Aquila? Il servizio non costa nulla al Comune dell'Aquila, nel senso che dobbiamo fare di necessità. Ma voi quanto finanziamento avete avuto? Perché insomma non lo fate gratis, non è un servizio che fate in maniera gratuita, assessore? No, è assolutamente in maniera gratuita, nel senso che l'unico costo effettivo è quello del personale. Noi partiamo con una comunità di personale, la dottoressa Di Vincenzo che coordina lo sportello. La dottoressa Di Vincenzo, al di là di questo, non è una rappresentante di staff? Sì, è una rappresentante di staff, ma nulla vieta che possa ricoprire questo ruolo. È chiaro che noi investiamo molto da questo punto di vista, anche con un lavoro interno che inizia con poco personale, ma che punta, come veniva spiegato anche rispetto ai finanziamenti di Garanzia Giovane, ad ampliare questo personale. Quindi quanto personale impegnate in questo e quanto vi costa? Perché sto parlando di risorse a questo punto. Guardi, si parte con l'autorizzazione, che è la risposta che ci ha dato il Ministero, con un computer che accede alla piattaforma di Click Lavoro, con il personale che vi ho poc'anzi detto. E fate un nuovo inquadramento al personale? No, non è necessario un nuovo inquadramento. Non è necessario un nuovo inquadramento, nel senso che grazie alla collaborazione di Italia Lavoro, l'unità di personale che si occuperà inizialmente di questo servizio, avrà tutti i know-how per portarlo avanti, fermo restando che tanto più funzionerà, tanto più potremo ampliare l'offerta anche in termini di personale e di servizi. Ho capito. E per quanto riguarda invece la società che vi appoggia, che ruolo ha in questo? Beh, la società che ci appoggia è un ente strumentale del Ministero del Lavoro che si occupa proprio di questo, cioè offrire ai comuni e agli enti che vogliono questo accreditamento in base al decreto legislativo 273 del 2003, poi ripreso e modificato dalla 111 del 2011, di svolgere funzione di intermediazione nel mondo del lavoro, cioè di incrocio tra domanda e l'offerta, un po' quello che prima era prerogativa esclusiva dei centri per l'impiego. Questo ce lo consente la legge, io credo che sia un'opportunità, è chiaro che così è soltanto un punto di partenza, ma noi su questo punto di partenza vogliamo innestare una marcia che dia effettivamente delle risposte ai cittadini. Da parte dell'assessorato siamo partiti già in tempi non sospetti, già 2 anni fa, partecipando a progetti europei che hanno permesso il finanziamento di borse di studio, tirocini all'estero. Questo è un altro elemento fondamentale, la formazione permanente. Non rischiate un po' di fare la fine della scatola vuota di Informa Giovani? Non so se si ricorda, giunta tempesta al piano terra, che funzionò per un po' e dopo insomma andò in prescrizione. Guardi, almeno se non viene creata una sorta di banca dati o vengano fatte delle dimostrazioni pratiche.
Sì, sì, l'accreditamento, una delle gambe di cui parlavo prima è proprio una banca dati, verranno inseriti dei curriculum dei cittadini che lo richiederanno, perché l'incrocio si fa così rispetto alle competenze di ciascuno. È chiaro che ogni cosa è una scatola vuota, sta a noi riempirla di contenuti, quindi io non è che oggi annuncio 100 posti di lavoro o 2000 posti di lavoro, offro come comune un'opportunità che chiaramente starà a noi sviluppare fino in fondo. Poi chiaramente ogni 6 mesi andremo a monitorare l'attività svolta e saremo i primi a riconoscere se ciò non avrà funzionato, che non avrà funzionato, però noi ci crediamo molto, perché in altri comuni abruzzesi che ho sentito tramite gli amministratori si è mosso qualcosa e ha effettivamente fatto incontrare la domanda con l'offerta, perché molto spesso non si sa neanche dove attingere le informazioni necessarie. Quindi lei mi conferma, da ultimo assessore, che non ci sono costi aggravi per l'amministrazione, ma l'unico costo è il costo dello staff, della persona responsabile. Certo, che già c'era, quindi non è un costo aggiuntivo, e questo lo facciamo direttamente come assessorato politica del lavoro, perché la situazione del personale all'interno del Comune dell'Aquila la conoscete benissimo. Cioè non vi bastano? È molto complessa, tutto ciò che è arrivato dopo il terremoto fa sì che il personale assunto, a mio modo di vedere... L'avete anche formato, il personale è stato formato proprio per questi ambiti? O della formazione gliela fate dopo? Il personale relativo allo sportello, certo, dice? Sì, sì. Ho avuto già la formazione, tutto qua. Noi siamo pronti da giovedì 26 marzo. No, cioè già da prima è stato formato ante o verrà formato post? No. L'autoressa Di Vincenzo ha già fatto delle simulazioni sulla piattaforma, ha già preso contatto con alcuni enti, quindi da questo punto di vista partiamo con tutte le buone intenzioni di fare bene, poi valuteremo, perché il monitoraggio è sempre una fase che verifica quanto uno annuncia, vedremo se tutto ciò porterà dei risultati o meno.